recenti discipline di stampo artistico sono le arti elettroniche. Le arti elettroniche si sviluppano in diversi settori, ma uno dei canali più importanti è quello della software art. La software art è nata proprio con l'invenzione, la divulgazione del computer inteso come apparecchio digitale di sviluppo e si è evoluta nel tempo attraverso dei software che avevano diciamo esclusivamente delle caratteristiche di tipo di stampo artistico estetico. All'inizio degli anni 90 seguivo questo genere di disciplina, proprio la software art, e rimasi affascinato dall'evoluzione che veniva effettuata in campo di artificial life art, oppure detta in italiano vita artificiale. La vita artificiale proponeva, ovvero riproponeva, gli schemi comportamentali della biologia all'interno del software stesso. Quindi si iniziava a parlare sia di intelligenza che di vita vera e propria di agenti artificiali. All'interno di questa disciplina dell'Artificial Life Art, in particolare ho sviluppato dei miei concetti che ho chiamato quelli di Alive Art, quindi ho portato idee che provenivano dalla vita artificiale verso concezioni artistiche che permettevano a noi artisti di sviluppare dei software di arte viva. Un'arte che poi, tutto sommato, si rigenera continuamente. Un classico esempio è questo mio software del 99 che si chiama Vivo o Morto, Alive or Dead, in cui c'è una popolazione di immagini che si evolve nel tempo e vanno a costituire un insieme, un quadro, diciamo. L'utente può selezionare alcuni degli agenti e farli riprodurre in modo che una componente vitale occupa lo spazio visivo più delle altre, viceversa può uccidere altri elementi che vengono poi prontamente sostituiti da altri organismi. Caratteristica essenziale dell'arte viva, quindi di questa live art, è che sia il software, sia l'utente, sia l'osservatore non posseggono capacità di controllo alcuna sull'evoluzione dell'oggetto, sia estetica che funzionale. Questo è un altro esempio del 2000, globalization, in cui gli agenti rappresentano veri e propri esseri umani che, incontrandosi, si influenzano vicendevolmente. L'influenza viene rimarcata a livello grafico dai colori e con l'audio. Ci sono uno scambio di informazioni tra di loro e rappresenta, insomma, tutto quello che accade di fronte a fenomeni quali la globalizzazione stessa, quindi l'incontro di diverse culture. Un passo successivo è quello di ridimensionare tutti questi agenti di vita artificiale inseriti all'interno di un'opera di live art, facendo entrare l'intero mondo all'interno del software, e questo attraverso la musica, in questo software che si è sensibile sia alla musica che alle immagini stesse. Ad esempio possiamo usare una webcam per andare a cercare gli stimoli che influenzeranno il software stesso. Altro elemento di cruciale importanza è che quest'opera è aperta alla personalità dell'osservatore, in quanto la manipolazione stessa della telecamera e dell'audio denotano la personalità di chi lo osserva o usa. Quindi l'oggetto diventa del tutto svincolato dall'artista stesso e si apre completamente al pubblico. Questo software, la telecamera e il microfono percepiscono sia le immagini che i suoni circostanti e li ributtano all'interno dell'opera stessa, fino all'eccesso in cui l'oggetto stesso, il computer, percepisce se stesso. L'ho chiamata non a caso cattura vita, Life Grabber,
perché va a focalizzarsi su delle problematiche sociali fondamentali, quali l'invasione del telecontrollo, delle telecamere, dei microfoni e tutte quelle problematiche che le nuove tecnologie stanno portando alla nostra coscienza.